Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. In questi giorni state ricevendo all'interno delle cassette postali il calendario per la raccolta differenziata e per il ritiro dei sacchi. Riguardo la raccolta vegetale da scarto da giardino, bisogna fare una domanda per il ritiro porta a porta. La domanda la si fa chiamando il numero verde che trovate qui scritto o alla mail che trovate sempre segnato l'indirizzo. Il termine ultimo per aderire è il 31 marzo 2023. Parlando sempre di raccolta rifiuti e più in generale di pulizia del paese, mi tocca fare anche questa volta un appello al buonsenso e alla civiltà. Abbiamo installato dei nuovi cestini rifiuti e ne installeremo ancora. I cestini che vengono installati però non sono i cassonetti per la raccolta dell'immondizia. Per quello, come abbiamo già detto, c'è un ottimo servizio di raccolta porta a porta. Proprio riguardo anche il calendario che vi ho detto poco fa che state ricevendo nelle cassette delle lettere. Troppe volte vediamo e troppe volte ci viene segnalato che questi bidoni vengono utilizzati proprio per essere il deposito di sacchi o oggetti vari. Vi comunico che ho fatto presente alla polizia locale di controllare le telecamere e di osservare con più frequenza quando questi avvenimenti succedono. Vi faccio inoltre presente che proprio ieri una persona è stata sanzionata per aver abbandonato vicino a un cestino dell'immondizia un oggetto che non era il posto adatto dove andava lasciato. Quindi ci lamentiamo che il paese è sporco e noi cerchiamo di essere puntuali nella pulizia di questo, ma dobbiamo cercare tutti insieme di lavorare per rendere il nostro paese un paese pulito e un paese migliore, altrimenti gli sforzi dell'amministrazione diventano vani. Gli appuntamenti della settimana: mercoledì 29 marzo alle ore 21 in sala consigliare e in diretta streaming il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, giovedì alle ore 20:45 in Aula Magna Benvenuto Piazza la seconda serata dedicata alla riforma del terzo settore. Nota di servizio: tra sabato e domenica torna l'ora legale e quindi bisogna tirare avanti di un'ora le lancette dell'orologio. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.